questa te bentornati nel... Ciao! Arrivo Loki! Arrivo Loki! Ciao Solinaires! Siamo al parco! E giro! Ah sì, facciamo un giro al parco, non è vero? Oh, 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 oh! La mia non si mette, qua, così. Ok, aspetta. Ok, raga, oggi vlogga la Selena. Allora, ci... Aspetta, Mario, aspetta. Stavo tentando di dire ciao Solinaires, come state? Bentornati nel nostro canale e benvenuti in questo nuovo video, questo vlog, questo mini vlog direi. Allora, sono scesa giù al parco con la Sele perché lei stava piangendo, voleva uscire perché mi ha vista a me che uscivo a portare il cane di fuori e l'immondizia. Comunque raga, è successo tutto molto in fretta. Troy sta imparando a fare i bisogni di fuori adesso, cioè sì, direi da poco, perché tipo in pratica lui è uno che mangia e ho capito che dopo neanche 5 minuti lui già deve evacuare, quindi calcolo subito che appena mangia lo porto giù, piscia e adesso la fa quasi subito, cioè non subito però dai, in mezz'oretta si fa tutto, 20 minuti. E raga, sono progressi, non me lo sarei mai aspettata. Mi sembrava che questo giorno non sarebbe più arrivato. E fa un caldo della miseria, davvero. Come sempre lei così suda. Sapete che in questi mesi qua io quando faccio i video, quando registro, non farò altro che lamentarmi del caldo che fa. Volevo stirarmi di là, ma sono stiramascelli che mi cosano. E però di là non c'è l'ombra. Io voglio l'ombra. Ok, c'è mio figlio che si è arrampicato. È Tarzan mia figlia, è tipo una scimmietta, è uguale a me. Anche quando ero piccolo non facevo altro che arrampicarmi dappertutto, raga. Cioè se si trova un albero del genere ero già su. Sele, accenda. Sele, accenda. Selena, cosa fai? Giochi nello scivolo? Con la pancia, come sai fare tu? Ui, madonna santa, l'ho visto per terra. Che brava questa piccola. Madonna, cosa sei matta? Oh mamma mia. Vuoi farlo di nuovo, Sele? Sì. È carichissima, raga, è carichissima. Cioè, io non so come fare il giro, guarda. No, lo sai fare, non mi prendere in giro, tu lo sai fare. È bravissima a arrampicarsi lei. Fammi vedere a tutti come ti arrampichi. Vai su. Oh, Sele, sei baciata dal sole. Dove lo scendono? Ok, mi sono fatta una mezza coda perché se la mia... Mamma mia, raga. Comunque, la Sele, vi ho detto che sta imparando a parlare, no? Cioè, fa un bel discorso ormai, cioè si fa capire perfettamente quando vuole qualcosa, quando non vuole qualcosa, quando vuole dirti qualcosa. Ma la cosa bella che ho notato ultimamente, tipo anche oggi soprattutto, è che mia figlia sta imparando lo spagnolo. Raga, è una cosa bellissima. Tipo, è venuto da me e mi fa: mamma, tengo l'hambre. Si dice tengo hambre, però lei: mamma, tengo l'hambre. Si tocca la pancia, fa: tengo l'hambre. Oppure un'altra cosa che mi ha detto, tipo, è una cavolata, però tipo, gli faccio: Sele, mi puoi dire quel gioco? Sì, toma. Che vuol dire tipo, si tieni. Parla anche lo spagnolo, non mi penso. C'è lei, accendo. Ma non è che cadi? No. Stai attenta. Ah! Dove la Selena? Oh, anch'io voglio con te. Ok, aspetta. Vengo, non è che crolla tutto? Mi aiuti? Mi dai una... Ah! Ho tipo tutti i sassolini sulla scarpa. Se le ho mani. Tu. Mani così. Così? Così devo fare? Sì. Oddio! Sono il re del mondo! Ehi. Selena, per re sucio. Ea. Selena, come ci faccio da qua?
Come si fa? Da qui. Ah, si fa tutto così? Ma io non sono capace, se ne cado. Se ne... Se ne salve. Saci. Mamma. Guarda, guarda, guarda il telefono. No, io. Oh, tipo tutti i sassolini nella scarpa. Anche io ho i sassolini in scarpa. Anche tu? Cosa facciamo? Scendiamo nel futuro scivolo? Amore, dai, buttati. Oh, dai, tirati. Vieni, vieni. Grazie. Vieni qua che facciamo lo scivolo insieme. Sole, vieni che facciamo lo scivolo insieme. Mano, mano. Mano. Wow. Caie, caie. Tirati su. Ok ragazzi, stiamo per fare lo scivolo insieme. Siamo pronti, Sele? Tu sei pronta? 3, 2, 1. Let's go. Non scivolo, non scivolo. Sele, mi fai vedere come scivoli di pancia? Sì, quando metti qua la pancia poi fai wii. Me lo fai vedere? No, padre. Ma tu lo fai sempre, l'hai fatto anche prima. Guarda, c'è la luna. Cos'è? C'è la luna. Ah, c'è la luna. Ma... Ma... Io vado sull'altalena. Io vado a giocare sull'altalena. Raga, cioè, non sto scherzando. Cos'è la scarpa? Cioè, ci sono un po' di scarpe in questi sassolini. Che calor. Che calor. Oh, baciati dal sole. Ok, c'è mia figlia che fa la scimmia. Ma cosa sta facendo? Sembra tipo quelle le ginnaste delle parallele. Mia figlia fa la ginnastica artistica dalla vita. Ti sto guardando. Ah! Oh, si è bloccata con la pancia. Adesso come fai a scendere? Oh, 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 come ci vola a scatti, perché gli si è appiccicata la pelle. Sele? Aiutami. Andiamo in soccorso, Selena. Cosa è successo? Oh, il panciotto, ok, scivola. Oh. Un po' scatti, però sì. Quello è il mio posto. Vuoi salire? Vuoi salire anche tu? Oh!
Più veloce. Più veloce. Attento, non ti la testa. Tira sulle gambe, tira su e poi giù. Su. Wow. Sele, facciamo un gioco? Ti insegni un gioco che facevo io quando ero piccola? Ai miei tempi. Guarda, no, fermo. Così, metti giù, stai fermo. Sei pronta? Uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, sei pronta? 1, 2, via! Giocavamo all'altalena, facevamo così, fino a quando iniziavo ad essere un sacco veloce, così guarda, un sacco veloce, e poi iniziavo ad andare così. Oddio, non ci passo più, se mi alzo del tutto, faccio la testa, questo vuol dire che almeno un pochino sono cresciuta. Però non mi tira i calci, no? Non gioco più. Alla one, alla two, alla three. Fa troppo caldo, ho legato un po' i capelli di nuovo. Ho le ciabatte della Kiki e ok. Ok. C'è una matta, la mia matta che gioca con i sassolini dentro lo scivolo. Ok, tutto nella norma. C'è cacca qui. Come c'è cacca? Non la toccare se c'è la cacca, che schifo, amore. Ti ha fatto paura quella cacca? Sì. Sì, era molto brutta. Sei tutta sporca nelle mani, hai toccato i sassolini? No. Andiamo a lavare le mani? Come no? Selena! Andiamo a bere l'acqua? Oh no, ti hanno pizzicato anche qui sulla fronte. Troppe zanzare anche qui. Andiamo a bere l'acqua, andiamo. Mi sa che torniamo a casa, andiamo a bere l'acqua, a lavare le manine e probabilmente la sera farà anche un bel bagnetto, è vero? Io l'ho fatto adesso, in realtà ero scesa con i capelli che erano ancora un pochino umidi sotto e sto già risudando. Che mi erda. Cioè d'estate bisogna farsi come minimo 5 docce al giorno. È vero, Shelley? Sono un bacino della mia piccolina. Quello è un coso per fare la griglia che non so chi ha lasciato lì. Griglia, sì. Toccala. No, ma sporca, non toccala. Perché? Perché è sporco, amore. Magari è sporco, magari sono messo la cacca. Ah! Stavo per cadere. Ascolta, io ti porto fino là, vicino alle scale, però le scale le fai tu, ok? No, se no io vado via e ti lascio da sola. Questa bambina è pigra, più pigra di me, ragazzi. Ce ne vuole per essere più pigra di me. Cioè, in braccio, come se non pesasse poi. E adesso le scale io non ce la faccio prendere, spero che abbia pietà di me.
te l'ha rubato, te l'ha rubato. In marcia! Ehi, cosa fai? Tocchi la bici della nonna? E da mamma. Io! Prego, signorina. Si chiude la porta. Si chiude la porta, si chiude la porta, si chiude la porta, si chiude la porta. Oh, perché non viene? Ciao, Stella. Cosa c'è, Selena? Per caso non vuoi fare le scale? Vuoi che ti prendo in braccio? Perché? Io ti ho fatto le gambe. Non sono mica rimasta in pancia, eh? Perché sei pigra? Sei pigra? Dai, ammettilo, sei pigra? Mica lo ammette? L'ho fatta salire fino a tipo il terzo piano. No? Noi siamo al terzo piano. Ho un piano prima del nostro, infatti c'è la lacrime di coccodrillo. Dopo ho detto che non ce la faceva più l'ultima. E quindi ho preso un'altra aperta, aperta, aperta. Siamo tornate a casa, ci siamo dissetate, la Selena pianto per 5 minuti consecutivi urlando, piangendo, facendo la lagna. Perché voleva essere presa in braccio, ma lei sta sudando, io non riesco, c'è troppo caldo. Selena, dai, vieni che ti preparo il bagnetto. Selena! Ok, niente il bagnetto! Ah no, sta bene. Che se sai, no, che non vale. Ah, che non vale. Ok, ho sistemato il bagnetto alla Seri. Sto facendo il bagnetto. Tieni. Aia, aia, aia. Cosa vuole? Male. Cosa vuole? Qui. Posso? Dai, fatelo mettere un pochino sul capello, così ti rinfreschi un botto. Così, così, guarda, vai così. Guarda. No, sulla, sulla testa, sulla testa. No. Parla dai, tu, ti prego, ti prego. Però che ridi. Cos'è quello? Guarda, guarda, che bello, ha niente. Poi lei con tutti i suoi giochini e si mette a spattaccare. Volevo dire, si mette a spattaccare se l'ha dato in testa. Di nuovo, da sola adesso? Che brava, fallo ancora a vedere. La sola faccia come prima, come prima. Io. Mamma. Ti faccio giocare e poi ti vengo a prendere, ok? Io tanto, lei è qui in bagno, io sto lì, la guardo, la sento. E tra, tra 10 minuti penso che la vado a riprendere e scegliamo che cosa metterle come pigiamino, perché tanto oggi non penso che usciremo. Anche se oggi è Ferragosto, ragazzi, io ho festeggiato ieri, come se fosse oggi. E non penso che hanno qualcosa da fare, perché domani vengono i miei zii, i genitori della mia cugina. E niente, per quello stanno sistemando tutta la casa, così domani... E così domani è tutto bello, pulito, per quando arriveranno appunto i miti. Mi ero dimenticata di filmarvi. Oh no, che è successo? Ora l'hai toccato. Secondo me tu l'hai toccato un pochino. Io no. Loghi dato. Loghi, sì, Loghi. Comunque io ho fatto merenda con un toast e la mortadella. La Sele si sta mangiando. Ha mangiato solo la mortadella, senza il pane. Un panino con la Nutella, tra poco facciamo cena. E stavamo finendo di guardare questo film delle Barbie. E questo qui, che non mi ricordo come si chiama, tipo Rapunzolo delle Barbie, ma sono film vecchi che mi guardavo anche da piccolina e mi faceva piacere farli rivedere la cena. Sei sporchissima di Nutella. Comunque abbiamo iniziato a guardare un altro film, che è questo qua, si chiama Circondati, e te ne parlo di alcuni squali e appunto che li accerchiano. Pensavo... Io mi chiamo Lizzy. Di aver finito tutti i film che riguardavano gli squali, ma invece no. Si è trovato il libro. Film time! Film è finito, quindi qua abbiamo la nostra ricciolona che tra l'altro si è fatta, giuro, 3 bagnette di seguito. Oh, ma sei pazza! Stavo per fare tutte le uova.
Serena, spostati. Lì così vicina. E qua sto facendo il passatelli alla Serena. Cioè, ho messo a bollire l'acqua con il drago. Ora aspetto che si sciolga e gli metto i passatelli che abbiamo comprato. In questo momento possiamo osservare un esemplare di figlia pasticciona che ruba il mio bicchiere di latte. Ehi, quello è mio! Pacchiona? Quello di chi è? Pacchioni. Ok, l'acqua sta bollendo, quindi adesso mettiamo un po' di questi passatelli che abbiamo comprato. Comunque uso questa pentola un po' molto strana, perché le altre sono troppo grandi, e dato che deve mandare dentro la Selena e forse un pochino io, dipende dal mio fame, non potevo usare una di quelle pentole grosse che ci sono. Vorrei esagerare, che si possono togliere tutto. Si dovrebbe andare, quindi. Ancora un po'. Quanti grammi sono? Sono 25. Ok, stop. Momento dell'assaggio. È arrivato il momento della cena. Io e la Lala stiamo mangiando. Gli altri invece abbiamo già mangiato, perché noi invece abbiamo fatto un pochino più di ritardo, dato che stavamo guardando, quel film. No. È buono? È buona la pappa. Ha detto che era un pochino calda ancora. È buono, dai. Secondo me tanto manca un po' di sale e limone. Dato che ieri sera mi sono dimenticata di registrare la parte finale di questo vlog, vi saluto oggi, che è già la mattina dopo. Sono stanchissima, anche se già mezzogiorno e mezzo passato. Sono distrutta, mi fa male la pancia, non so veramente che cos'ho, mal di muscoli dappertutto. Raga, secondo me ho due giorni di vita. Dopodiché, non lo so, sto invecchiando troppo facilmente, secondo me. Dopo questa lamentela, come sempre, da parte mia, vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.